Altre esercitazioni che dobbiamo fare, poi i ragazzi si divertono molto perché gli dici che questi esercizi gli servono quando vanno in discoteca, è questo, io posso muovere il bacino, guardate, sul piano frontale, vedete, guardate i miei gomiti, sono fermi, io non faccio così, perché molti fanno così, io guardo i miei gomiti e percepisco il movimento del bacino, oppure antero posteriore, antero, guardate i miei gomiti come sono fermi. E poi la cosa più difficile, sentite come si sblocca il tutto, è questo. Vedete? Io muovo perfettamente il bacino a destra e a sinistra con i gomiti, perché quelli ragazzi quando partono fanno così, muovono tutte le spalle. Bravissimo, capito? E questo sentite già come riuscite a percepire una parte del vostro corpo senza far intervenire altri distretti muscolari e altri distretti corporei. Importantissimo. Lavoro, per esempio, io seguo anche una squadra, no? Sì. Tecnico, quindi, no? Sì, caspita. Io lo faccio favore alla squadra di basket. Sì, no, poi ho adatto. Dove serve, il lavoro della coccio femorale? Infatti, ieri quando abbiamo parlato, quando ci hai detto del salto, no? Anche se allenate resistenza, sì, però ci sono delle cose che sono funzionali poi anche. Ma certo, altro, a tutti gli altri sport. Per esempio, un giocatore di basket, tu sai quanto è importante il movimento, cioè il bacino, quando devi muovere, quando devi anticipare, quando devi partire. Questi sono... Attenzione, esercizi che io faccio fare, certo. Io faccio fare, ma molti non sanno, non neanche che esiste, cioè che serve, che serve. All'inizio infatti la battaglia è quella di far, che poi dipende anche da che età hanno quando ti approcci, sì, all'inizio. Perché se uno ha le sue idee, dice queste cose non l'ho fatte mai, non me... esatto. Poi dipende anche, ti ripeto, dalla tua autorevolezza, cioè tu sei un ragazzo giovane, arriva quello che ha giocato 15 anni in Serie A, ti dice ma queste cose non l'ho fatte mai, non me lo perdi. Invece cominci con il giovane, gli fai capire che è importante, che è fondamentale, che quando il bacino è mobile non ha problemi di pubalgia. No, poi io di solito... No, andiamo in pedana, ragazzi.